Buonasera, l'apertura del telegiornale dedicata alla cronaca nel pomeriggio. Omicidio a Catani in via Carrubella al culmine di una eh, lite condominiale. Un eh, 46enne è morto, già rintracciato eh, colui che gli ha sparato. Si tratta eh, molto probabilmente di un ottantenne, ma per maggiori dettagli seguiamo insieme il servizio preparato da Mario Grasso. Lascia moglie e due figli, Samuel Giuseppe Nizzari, 46 anni, agente di commercio, ucciso barbaramente davanti all'uscio di casa da un'ottantenne per futili motivi condominiali. È accaduto in via Carrubella, strada a metà tra i comuni di Catania e Gravina di Catania. Poco dopo le 15, l'ottantenne. Avrebbe citofonato a casa della Nizzari, probabilmente per chiedere un colloquio. Il 46enne che abita al secondo piano di questo stabile al Civico 93, scende in strada. Le parole diventano più forti, il litigio. L'ottantenne avrebbe con sé una pistola che estrae, l'esplosione di colpi d'arma da fuoco. Quindi la fuga dell'ottantenne. Sull'asfalto rimane il cadavere. Di Nizzari, centrato da alcuni colpi di arma da fuoco esplosi da una pistola a breve distanza, sul posto arriva la squadra mobile della Polizia di Stato di Catania che effettua i rilievi, raccoglie le testimonianze. Nessuno descrive Nizzari come persona belligerosa, litigiosa anzi. Cordiale e sereno, la testimonianza dell'incredulo cognato: una moglie e due bambini, una ragazzina e un altro ragazzino. Ovviamente che sono ancora in età scolare, eh, giustamente si è venuta a creare questa situazione qua, purtroppo eh, ne piangiamo le conseguenze. Io ero stato. al lavoro, me l'ha detto diciamo, mia moglie, che è la sorella diciamo, del del defunto purtroppo defunto perché ripeto la persona onestamente è una persona meravigliosa una persona splendida che qua lo conoscono tutti quanti nel, nel quartiere e eh, tutti quanti possono testimoniare di questa situazione di qua a essere ucciso barbaramente diciamo come un animale sul ciglio di una strada onestamente è una cosa raccapricciante. Nizzari era in ciabatte sì perché io, mi hanno detto quale guardia onestamente che era in ciabatte, quindi di conseguenza è una persona non è che va in giro in ciabatte e gli dicono magari scendi che discutiamo la cosa di qua, di qua, poi ovviamente si esce fuori per dire un'arma e si fa fuori quella persona onestamente. È un modo, non esiste un modo buono sicuramente, ma questo è molto barbaro sicuramente come, come metodo. Sarebbero state diverse le liti condominiali 3-2 che avrebbero preceduto la tragedia di oggi? Le indagini sono coordinate dalla Procura di Catania? e dal magistrato di turno Rio. Diffuso l'allarme, è scattata una vera e propria caccia all'uomo per rintracciare l'ottantenne. Si tratterebbe di Camillo Bonaccorsi, residente a Pedara, che sarebbe stato fermato dalla squadra mobile a bordo di un'autovettura a Catania. Ci sono anche il sindaco di Randazzo, l'attuale presidente del Consiglio Comunale ed un ex consigliere tra i 37 indagati nell'ambito dell'operazione denominata Terra Bruciata della DDI che ha visto impegnati i carabinieri in un vasto giro di estorsione e traffico di droga che si reggevano attorno al gruppo guidato da Tori Sangani che non risparmiava violenza ed uso delle armi. Vediamo nel dettaglio. 37 indagati, tra questi il sindaco di Randazzo, Francesco Giovanni Emanuele Sgroi, l'attuale presidente del consiglio comunale, Carmelo Tindaro Scalisi, ed un ex consigliere in carica nel 2018, Marco Crimistigliolo, nell'ambito dell'operazione Terra Bruciata, che ha visto impegnati oltre 200 carabinieri del comando provinciale di Catania e della locale compagnia, su delega della DDA, nella disarticolazione di un gruppo criminale che spadroneggiava sul Territorio taglieggiando imprenditori e lucrando con lo spaccio di droga. Sgrois, scalisi e Crimi Stigliolo saranno interrogati nei prossimi giorni su alcune presunte interferenze del gruppo. E, in particolare, l'ipotesi è quella di scambio elettorale politico mafioso. Posti di lavoro in un'azienda del settore rifiuti, cui vertici sarebbero estranei ai fatti, e assegnazione di alloggi popolari in cambio di voti in occasione delle amministrative di quattro anni fa. Alcuni amministratori sono indagati per aver accettato da appartenenti al gruppo mafioso dei Sangani voti in cambio di varie utilità, tra queste posti di lavoro e la fruizione di alloggi popolari. Un'attenzione maniacale quella degli indagati con l'utilizzo di linguaggi in codice, schede telefoniche intestate ad extracomunitari e cambiate di continuo. Associazione di tipo mafioso, estorsione, traffico di sostanze stupefacenti, detenzione illegale di armi e munizioni aggravati dal metodo mafioso questi reati contestati a vario titolo. 21 le persone finite in carcere per altri 13. L'avviso di conclusione e indagini. Al vertice dell'organizzazione collega al clan Laudani, i Mussi Ficurinia, c'era Salvatore Sangani, fratello di Oliviero in carcere per omicidio plurimo, coadiuvato dai due figli Francesco e Michael e dalla nipote Samuele Portale che trattava le partite di droga e subordinato a Paolo Di Mauro, referente del clan Laudani operante nell'area Ionico Etnea, scomparso nel 2021. Il reggente del gruppo mafioso dei Sangani è stato individuato in Salvatore Sangani, fratello di Oliviero Sangani, eh, all'epoca delle attività investigative detenuto in eh, ragione di una sentenza passata e ingiudicata per uh, un omicidio plurimo. Peraltro, un fatto di sangue eh, efferato e molto noto, soprattutto nella, nella provincia di Catania, che ha riguardato. Antonino Spartà e i suoi due figli risalenti al 1993. Un sodalizio violento, armato sino al collo, lo testimoniano i sequestri di pistole e fucili perfettamente funzionanti che durante il lockdown si era cercato di eliminare perché inutilizzate. Le estorsioni a tappeto ad essere presi di mira imprenditori del settore vitivinicolo, edile floro florovivaistico e di commercio alimentare, come il titolare di un panificio. Le intimidazioni arrivavano anche da persone insospettabili o vicine alle vittime, di tentare talvolta in prima battuta di piegare la volontà del, dell'imprenditore con messaggi come eh, con eh, bottiglie incendiarie, con eh, un bigliettino con scritto trovati l'amico buono. Eh, erano loro che andavano a cercare soggetti, come detto, insospettabili, eh, che non avevano precedenti eh, di carattere penale. Quanto chiedevano? Le eh, estorsioni accertate sono state per lo più tentate, un, in un caso è stata un'estorsione consumata e abbiamo accertato che il, diciamo, quanto richiesto era, erano 1000 euro al mese e che venivano richiesti in tre tranche eh, in corrispondenza diciamo, delle festività, quindi a Pasqua, a Ferragosto e a, e a Natale, quindi quote di 4000 euro in, in tre tranche. Abusivismo commerciale, reati ambientali, lavori in Nero. La Guardia di Finanza ha sequestrato a Palermo due auto officine. Passo di Rigano è un quartiere di Palermo. Qui i finanzieri del secondo nucleo operativo metropolitano hanno sequestrato due autocarrozzerie che operavano senza alcuna autorizzazione. Nella prima, il titolare svolgeva l'attività di autoriparazione in forma totalmente abusiva, essendo sprovvisto della segnalazione certificata di inizio attività o di altra autorizzazione. Pertanto la Guardia di Finanza ha proceduto al sequestro cautelare amministrativo del locale, oltre a segnalare l'uomo alla Camera di Commercio di Palermo. Nel secondo controllo, invece, i finanzieri, questa volta assieme al personale dell'ARPA, durante l'ispezione degli impianti adibiti alle lavorazioni con emissione in atmosfera, avrebbero accertato una modifica ritenuta sostanziale del sistema di abbattimento e filtraggio dei fumi derivanti dall'attività di riparazione, senza autorizzazione alcuna. Il responsabile è stato denunciato all'autorità giudiziaria. Per la ipotesi di reato in maniera ambientale con emissione in atmosfera delle polveri e per i reati concernenti l'incolumità pubblica. Inoltre, i finanzieri hanno constatato nel locale la presenza di due lavoratori occupati senza la prevista comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro. Per uno dei due vi è anche la presunta indebita percezione del reddito di cittadinanza. Andiamo adesso a Catania. Stamattina sit in per il caro Bollette, sigle sì, sindacali riunite contro questo triste fenomeno e eh, tutti gli aumenti che stanno tartassando la collettività. Dal capoluogo Etteneo parte forte un grido d'allarme verso il governo da poco in eh, carica, chiesto peraltro anche un incontro con gli organi prefettizi. Associazione di categorie e sindacati tutti uniti insieme contro il caro bollette stamattina ha affollato sit in piazza Università a Catania. Al grido di Non stacchiamo la spina, Catania vuole vivere. Il caro energia è diventato infatti insostenibile per imprese e famiglie. L'aumento delle bollette di luce e gas, per le aziende del settore della ristorazione, del turismo, del commercio e dei servizi, sta mettendo infatti a serio rischio la stessa sopravvivenza delle attività senza contare il disastro economico e a livello occupazionale che tutto ciò determina. Non avevamo fatto i conti con il caro Energia perché si pensava che, eh, di ripartire dopo la pandemia, ma in realtà eh, un ulteriore elemento è subentrato e ha stravolto il bilancio aziendale. Oggi purtroppo le imprese non hanno la forza di poter andare avanti. Quello che ci aspettiamo è risposte serie e concrete da parte del governo nazionale e del governo regionale. Come associo le nostre proposte sono chiare, chiediamo al governo nazionale di estendere il credito di imposta per le imprese non energivore dal 30 al 50%, una nuova moratoria ABI, chiediamo di allargare la percentuale del fondo di garanzia a favore delle imprese dal 70 al 90% e soprattutto di estendere i preammortamenti di 24 mesi sui finanziamenti già erogati a 48 mesi. Da Catania dove crisi si somma crisi, disagio a disagio, ma la cosa più grave è la povertà nuova alle vecchie povertà. Ma io vorrei lanciare un messaggio alla Meloni, visto che una donna e la Sicilia a meno. La, la, la camera sindacale di Catania e Palermo è gestita da due donne. Che venga qua a vedere l'inferno e il paradiso che c'è al sud, che non vogliamo elemosine, ma solo le pari opportunità che ci sono sempre negate. Basta pensare che la corrente la paghiamo più di tutte le altre regioni. Non capisco perché. È forte il grido d'allarme e la richiesta al nuovo governo, da poco insediatosi, di adottare le misure necessarie per combattere l'emergenza. Il problema è grave e va affrontato, e va affrontato ovviamente con l'aiuto delle istituzioni. Tant'è che noi oggi chiederemo un incontro in prefettura, dove verranno consegnati dei documenti, uno da parte delle associazioni datoriali e uno da parte delle organizzazioni sindacali con delle proposte. Perché noi reputiamo opportuno che le istituzioni si facciano carico di questo problema dato che nei prossimi mesi secondo me saremo chiamati ad affrontare situazioni gravi e non di poco conto. Ormai tutte le sigle sindacali nella storia si sono riuniti sotto un'unica voce. È un'economia sociale distruttiva, un'economia sociale che danneggia gravemente tutti. Ecco l'agricoltura che in un momento pandemico. Ha sostenuto l'Italia, ha sostenuto gli italiani con duro lavoro, con forza, con tanto rischio. Oggi, come tante altre aziende, come qualunque famiglia, si trova devastata da questa situazione, da un'inflazione che non permette alle famiglie e ai consumatori di poter acquistare quei prodotti che lavoriamo con duro lavoro, con grosso dispendio energetico e eh, di tempo che non vedono luce nelle tavole dei nostri, eh, dei nostri consumatori perché non hanno quella forza di poter acquistare. I costi energetici sono talmente alti che sono diventati totalmente insostenibili. Andiamo adesso a Palermo presentato il piano strategico per le infrastrutture da parte di Union Camere. Sentiamo rendere efficienti le infrastrutture già esistenti nella nostra regione, così da migliorare la pianificazione dei futuri interventi infrastrutturali all'interno dei porti e degli aeroporti, ma anche nelle città e nelle fiere. Union Camere Sicilia, attraverso valutazioni tecniche svolte nel territorio, ha raccolto le esigenze degli imprenditori siciliani dei principali settori economici. A venir fuori da questo studio l'individuazione di 13 nodi logistici che consentono alle merci di giungere a destinazione in maniera rapida, così da garantire ad ogni impresa che sia di Palermo, Catania o Ragusa per citare tre province, pari opportunità nei servizi di trasporto. Il progetto infrastrutture a valere del Fondo Perequativo 2019-2020 è stato finanziato da Unione Camere Nazionale ed è stato realizzato da Unione Camere Sicilia in sinergia con tutte le Camere di Commercio dell'isola. Attraverso questo progetto sono state effettuate una serie di analisi, interventi operativi e contributi. Al fine di eh, migliorare, di dare un supporto a una maggiore pianificazione e a un miglioramento per una veloce realizzazione degli interventi infrastrutturali di porti, aeroporti, città, fiere, interporti e connessione digitale, siamo entrati nello specifico di una valutazione tecnica delle esigenze del territorio, quindi quante imprese gravavano intorno a un certo territorio e abbiamo cercato di individuare un luogo dove ci fosse la possibilità di interconnettere in maniera intermodale. Le infrastrutture. Eh, Brancaccio c'è cioè un territorio dove arriva contemporaneamente la linea gommata e la linea ferrata. Allora, quello potrebbe diventare un intermodo eh, dove fisicamente eh, il eh, trasportista invece entrare nella città di Palermo con gli eventuali eh, traffici eh, che conosciamo tutti, potrebbe lasciare il suo eh, camion lì, e poi sulla linea ferrata potremmo trasferire eh, il carico presso un altro intermodo. Un lavoro che mira allo sviluppo delle attività imprenditoriali siciliane, costrette nel quotidiano ad arrangiarsi a causa del gap infrastrutturale della regione, superare l'insularità attraverso la realizzazione del ponte sullo stretto resta per le Camere di Commercio siciliane una delle priorità insieme agli investimenti nei porti ai collegamenti ferroviari. Prima di tutto c'è cioè il problema dell'insularità che si può risolvere soltanto con un collegamento diretto. Tra la Sicilia e l'Italia ed è il ponte. Eh, su questo noi più volte abbiamo accusato anche il ministro precedente, Giovannini, di tirare la palla in tribuna. Vale a dire, non si può pensare che ogni due anni si rifanno studi e non si mette mano sul ponte. Ora eh, auspichiamo, ma soprattutto siamo stati abbastanza contenti del, delle dichiarazioni del nuovo ministro eh, Salvini sul fatto che il ponte è una priorità. Poi ci sono fatto il ponte e tutti i collegamenti ferroviari. Finalmente si appaltata la tratta Palermo Catania per ridurre i tempi, ma il collegamento ferroviario diventa importantissimo non soltanto per questo, ma per la logistica complessiva. Pensiamo all'area di, eh, di Ragusa, all'area di Vittoria, di Modica, il più grande eh, diciamo, hub eh, dell'ortofrutta che è completamente scollegato e che funziona solo su gomma. Il vero problema, e lo diciamo anche al Libro Bianco, è mettere a sistema tutte le infrastrutture della logistica, non ultimo gli interporti che vanno realizzati entrambi, sia Catania che Termini Merezi, che ancora langue nei cassetti dell'assessorato alle, alle infrastrutture. Andiamo a Giarra, dove l'amministrazione comunale indirà a breve il bando di gara per l'assegnazione del servizio strisce blu di parcheggio e la gestione del parcheggio stesso Iolanda. Possibile nel breve un incarico momentaneo in vista delle festività natalizie. I sindaci del distretto sanitario di Acereale fanno muro contro la decisione di trasferire l'ambulanza medicalizzata del 118 al presidio territoriale di assistenza di via Martinez nei locali del vecchio ospedale in centro città e con il traffico veicolare sostenuto che rallenta i tempi di intervento in caso di emergenze nel bacino di riferimento. 150.000 residenti argomentano i primi cittadini di Acereale, Cicatena, C Santantonio e Castello che hanno siglato una nota congiunta per dire no al trasferimento del servizio di prima emergenza mobile a PTA dove l'ASP ha Provveduta ad adeguare il locale per una spesa di alcune centinaia di migliaia di euro per il ricovero del mezzo del personale addetto. Sulla questione, oltre all'ASP e TNEA, ci sarebbe il parere favorevole del SEUS Sicilia Emergenza Urgenza Sanitaria, che gestisce il 118 in ambito regionale. All'ospedale Santa Marta e Santa Vera, la 10 Reale, resterebbe una seconda ambulanza adibita al solo trasporto dei pazienti in altre strutture ospedaliere. La questione è di più ampia portata. Il so Comia Cesa afferma una fonte qualificata interna all'ASP la pista dell'aerisocorso inutilizzata, autorizzata anche ai voli notturni, paga una società. Privata e servizio antincendio, ma rimane inoperosa, sebbene l'ipotesi, a quanto pare tramontata, di spostare nella base accese un secondo elicottero. Sulla distribuzione delle ambulanze, il distretto di cereale è penalizzato rispetto ad altri territori meno popolati. Giarre, per esempio, dispone di diverse ambulanze medicalizzate, anche riposta una propria ambulanza a costo di 20.000 euro al mese. Nel bacino accese, invece, opera una sola ambulanza del 118. Una situazione paradossale per un territorio densamente popolato, che racchiude diversi comuni della fascia costiera. De Montana. Questa ambulanza trasportata dal, dal, dall'ospedale che è dotato di accesso rapido alle vie principali di comunicazioni è portata invece nel centro in Corso Savoia che è una via eh, che durante il giorno è, è trafficata diventa un problema perché la sera, la notte il problema non si pone e durante le ore diurne. Allora quello che noi abbiamo chiesto, visto che dobbiamo affrontare questo aspetto logistico che è un problema eh, che ha il, eh, il, il 118 di trovare un una, sistema Logistica adeguata, quindi ci sta bene il, il trasporto a, al PTA, però non può essere. E non può non essere seguito da anche dall'individuare eh, per, per il distretto 10 Reale eh, un'ambulanza un non medicalizzata. La nota sottoscritta dai sindaci di ferma opposizione al trasferimento dell'ambulanza del 118 al PTA difficilmente verrà accolta dagli uffici competenti in considerazione dei lavori già eseguiti di adeguamento dei locali del presidio sanitario di Vimartinez. Martinez. Margherita Ferro, sindaca di Acicatena, promotrice della protesta, promette battaglia. Noi vogliamo aggiungere, non togliere. L'ambulanza medicalizzata va benissimo per il nostro territorio. Il nostro territorio sono 150.000 uh, uh, 150 abitanti, il che comprende la necessità di avere più uh, emergenza, quindi anche più ambulanze a disposizione. Spostare l'ambulanza medicalizzata che già è noi la vogliamo eh, su, su Via Martinez significa non prestare, se, non prestare urgenze a quelle che sono il territorio il territorio di Acicatena. L'uscita dell'ospedale su Via Cubisia per noi è importantissima perché noi dobbiamo guardare al territorio, perché com'è eh, localizzato, perché l'ambulanza da Via Martinez, l'ambulanza che parte dal secondo ingresso dell'ospedale di Acirale, eh, il tempo di percorrenza è sicuramente molto inferiore, quindi l'immediatezza con cui deve agire l'ambulanza è quella del è quella territoriale. Chiedo Venia per l'inversione del servizio in scaletta, quello che abbiamo appena visto si riferiva alla polemica sul trasferimento dell'ambulanza medicalizzata, adesso come preannunciato vediamo invece quello relativo alle strisce blu di giarre. Il parcheggio Yolanda, così come il servizio di Strisce Blu, non è più attivo a Giarre dallo scorso mese di luglio, ma adesso la giunta comunale, con una delibera, ha messo fine al rapporto con la Giarre Parcheggi, approvando un atto di indirizzo e preventivando la nomina del RUP. In vista dell'assegnazione definitiva, si potrebbe procedere intanto nel breve ad un'assegnazione provvisoria, anche per rendere fruibile parcheggio e Strisce Blu in occasione delle prossime, ormai imminenti, festività natalizie. Che determineranno una notevole affluenza nei negozi del centro. Le novità sono quelle che abbiamo dato mandato con una delibera di giunta nei nostri uffici per iniziare proprio la procedura di revoca definitiva della, del contratto, anche perché la, la ditta qualche mese addietro ci ha consegnato le chiavi, quindi chiudendo definitivamente ogni attività per cui era stata alla quale era stato affidato di fare questo servizio. Quindi è stato già chiuso e quindi abbiamo dovuto fare la rescissione che abbiamo dato già mandato anche col supporto se necessario di un legale e chiudiamo la, la faccenda con questa con la ditta precedente. Il prossimo passo sarà l'affidamento a una nuova eh, società anche perché in questo modo si stanno perdendo risorse. Eh sì, eh, certo la nuova, dobbiamo darla ad una nuova società, dobbiamo fare un bando, vediamo se ci sono le condizioni di poterlo intanto affidare in maniera provvisoria ad una società per pochi mesi anche perché siamo in prossimità Possiamo dire già del Natale, quindi dobbiamo un po' regolamentare il traffico e il posteggio nella città di Giarra, che sappiamo che proprio in quel periodo è molto, molto frequentata. È chiaro che in questa circostanza abbiamo qualche, stiamo mettendo, metteremo nelle condizioni alla nuova società di poter anche tutelare assumere quindi tutelare i, i lavoratori che già, erano, uh, che già lavoravano nel parcheggio questo qua multipiano della zona nostra di tutti i parcheggi comunali delle de strisce blu e tuteliamo queste otto persone che hanno bisogno di lavorare continuare a lavorare c'è la volontà quindi di garantire sia il servizio Strisce Blu sia di questo parcheggio perché diventa un, diciamo, uno snodo fondamentale anche perché si trova peraltro in una zona abbastanza centrale. Eh sì, noi poi avendo a disposizione ormai questo, anche questo locale faremo in modo di aumentare anche gli stalli all'interno del parcheggio perché ci troviamo proprio in pieno centro, quindi sarà ovviamente a tutto beneficio sia... Della, dei, degli utenti che troveranno un parcheggio proprio uh, in pieno centro, sia anche per i commercianti che ciò agevola ovviamente il, uh, il flusso degli acquirenti. Vediamo adesso i dati del Covid in Sicilia per questa giornata del 26 ottobre 2022, eh, sono nell'isola 1562 nuovi positivi con una vittima eh, registrati nelle ultime 24 ore a fronte di 12.405 tamponi processati. Il tasso di positività è, è al 12,6%, la Sicilia all'ottavo posto per contagi in, eh, tra le regioni italiane. Gli attuali positivi sono 19.827 i guariti 772. Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 310 con 17 persone in terapia intensiva. Il report delle province siciliane riporta in testa Palermo 462 nuovi casi. Catania 325, Messina 204, Siracusa 169, Trapani 155, Agrigento 82, Ragusa 77, Caltanissetta 55, Enna 33 nuovi casi. E adesso vi proponiamo delle splendide immagini di Palazzo Biscari, un nostro mini tour, eh, all'interno di un luogo dove ogni anno passano circa 20.000 visitatori. La scoperta di uno dei siti eh, dello straordinario valore storico, artistico e culturale del capoluogo Etteneo, costruito dopo il terremoto del 1693. Guenda Carozzo! È uno dei palazzi in stile barocco più belli di Catania, intriso di storia, arte, cultura, le cui sale sono state calcate da personalità facoltose e famose sia del passato che attuali. Andrea Camilleri si è affacciato da queste balconate, i Coldplay qui hanno registrato parte di un loro videoclip, ma anche Catherine Kelly Lang, la Brooke di Beautiful, si è concessa una pausa per un tuffo nel passato nella città. Palazzo Biscari dimora privata dove i comproprietari ancora oggi vivono mettendo a disposizione della collettività con visite guidate ed eventi privati uno dei luoghi più belli del capoluogo etneo la sua costruzione risale al periodo post-terremoto del 1693, qui alle spalle di Piazza San Placido e davanti agli archi della Marina sopra le mura di Carlo V del Cinquecento. Ad accompagnarci in questo mini tour in quello che un tempo era un edificio con soli 60 locali e adesso ne conta più di 600, Ruggero Moncada che ci svela anche qualche simpatico aneddoto. Che cosa accade nel 1053? Il figlio bastardo del conte di Embrun viene spedito in Sicilia con Ruggero Normanno e diventa il signore del bivio per Adrano. Da questo piglierà il nome di paternò e fonderà una famiglia che arriverà ad avere 26 linee. Il primo principe di Biscardi che costruisse il palazzo ha ricevuto il titolo da suo nonno e non dal padre che era premorto e inizierà, era ricchissimo perché aveva incominciato a fare la seta, e inizierà a costruire un palazzo subito dopo il terremoto che sarà un nucleo solo attorno al cortile centrale. Sarà poi il figlio Vincenzo che completerà la parte iniziata dal padre e il Ignazio il Grande che lo amplierà fino ad avere una sedicentina di stanze diciamo che il Salone da ballo è una sala multimediale abbiamo due colonne sotto sopra alla fine del salone che sono una loggia massonica ma poteva diventare anche l'alcova la, eh, per la prima notte di nozze o se qualcuno nasceva o moriva veniva montato il catafalco del morto o la culletta del neonato durante la seconda guerra mondiale fu il generale. Le Montgomery che ci disegnò le strisce bianche e con quello giocando a, a tennis in quella stanza eh, sfasciò le quattro specchiere, eh, bruciò nei caminetti tutti i mobili sedie e tavoli che per il riscaldamento eh, eh, e fece un buco nella pancia della principessa con che ora oggi rimane lì. Eh, L'acustica della stanza è meravigliosa perché l'orchestra pigliava posto nella somm nella, alla sommità del Cupolino, in questo foro ellittico che è difficilissimo da realizzare nel Settecento senza il cemento armato. Tutta la struttura è appesa alle architravi del soffitto al di sopra del, della, della volta del, della stanza. Ed è divertente perché nel cupolino dei musici ci sta un Olimpo cataniocentrico, il dio principale non è Giove, piccolo che tiene la corona sulla famiglia Giove, invece è Vulcano che accoglie gli ospiti circondato da angeli e piglia mezza cupola, poi Ciclope, Aci e Galatea che è a citrezza sempre catanesi e alla fine Cerere che è siciliana ma non catanese è più importante degli altri ma meno dei catanesi. Guardi è Scoprire i piccoli particolari, c'è cioè una finestrella eh, che è una feritoia di una garitta che serviva a controllare un angolo delle mura. Essendo un eh, giardino giapponese questa feritoia viene addolcita da una pagodina. Le, la facciata per esempio? Ci sono eh, le cornucopie che sono la fortuna, i fiori che sono la bellezza, i fichi e i melograni che sono l'abbondanza, le donne incinte che sono la fertilità e gli uomini anziani che in teoria dovremmo essere la saggezza, ma quello non lo siamo mai stati noi saggi. Solo che le donne incinte hanno una faccia efebica che non è uomo e non è donna, è un corpo maschile. Mentre la pancia è femminile, la posizione della mano è femminile perché se non sei un giocatore di calcio in barriera la mano lì non dovresti tenerla. Gli uomini anziani hanno più seno e meno muscoli delle donne, è un grottesco del Settecento di fare un uomo con un corpo di donne e una donna con un corpo di uomo. E il riconfermato presidente della Cesi, la Conferenza Episcopale Siciliana, il Vescovo di Acireale, Antonino Raspanti, l'ospite di quest'oggi dell'intervista. Il rapporto tra Chiesa e Governo in regionale e nazionale, ma anche il difficile momento economico che sta vivendo il Paese e la Sicilia in particolare, tra i temi affrontati in studio con Filippo Romeo. L'appuntamento con l'intervista questa sera alle 21, anche su Facebook, e poi domani in replica alle 23.30. Ci fermiamo adesso in linea alla regia, a tra poco per il meteo. Non ci sono altri aggiornamenti, vediamo dunque insieme le previsioni meteo. Le previsioni meteorologiche in Sicilia nella giornata del 27 ottobre 2022. Il sole splenderà ovunque, qualche nube soltanto ad occidente, nella zona di Palermo e Trapani. I mari saranno da calmi a poco mossi. Le temperature previste: ancora colonnino di Mercurio in ascesa. La temperatura più alta si registrerà in tre località, esattamente Agrigento, Siracusa e Catania, dove si prevedono 31 di massima, nel capoluogo etneo, 18 di minima. Abbiamo concluso. Vi ricordo che potrete seguire questa edizione della Terra Giornale sul sito Ray TV e sui nostri canali social. Il prossimo appuntamento con l'informazione in diretta è previsto per domani, a partire dalle 14. Ringrazio in regia Carmela Fagone e Fulvio Ferrauto. Vi auguro una buona serata. Arrivederci.